Io non ho fatto niente. Ma non ha più bisogno del respiratore. Quindi mi chiedo quale sia l'origine del miglioramento. Beh, ecco, io gli ho fatto ascoltare una canzone da un CD. Scusi, quale canzone? Bridge over Troubled Water. È incredibile. Allora forse la signorina Mahler aveva ragione. Di che cosa parla, scusi? Ricorda quando venne a segnalarci che suo marito aveva aperto gli occhi? Si trattò di un falso allarme. Già. Ora sono propenso a credere che in parte si trattò di una reazione consapevole. Ma una reazione verso cosa? La signorina Mahler in seguito mi disse che gli aveva fatto ascoltare proprio quella canzone. Ah, Bridge over... Esatto. Signora Salfeld, sua cognata ha verso il paziente un influsso benefico. Le permetta di tornare a fargli visita. Lui ha bisogno di quella donna. D'accordo. Bene. E non dimentichi. Suo marito sta meglio, ma le sue condizioni restano critiche. Gli serve riposo assoluto. Va bene. Certo, non si preoccupi. Laura. C'è sempre lei di mezzo. Questa l'ha portata per te. Magari ti aiuterà a trovare la via per tornare da me. Vogliamo dare un'occhiata? Ecco, qui per esempio abbiamo una delle famose praline di Laura. Sicuramente è molto meglio del cibo che ti danno qui in ospedale. Che altro ci sarà? Guarda un po'. Olio per massaggi. Magari potrei... Accidenti. Oddio. Tutto questo non ha alcun senso. Tanto non puoi sentirmi, Alexander. Ti prego. Svegliati, Alexander. Ti prego, ti supplico, hai sentito? Devi svegliarti. Io ho ancora tanto bisogno di te. Scusami, è che non ce la faccio. Io mi dispiace più forte di me. Mi manchi da morire, tesoro mio. Io desidero tanto poterti aiutare, sarei disposta a tutto, ma non so come. Non ne ho davvero idea, credimi. Mi sento così inutile. Ciao. Un cocktail al mattino presto? No, sono solo vitamine. Carota, arancia e kiwi. Ne vuoi uno? Ma sì. È buonissimo, glielo assicuro. Non ho chiuso occhio stanotte. Sono davvero esausta. Beh, avrai mille pensieri. In realtà, sono stati i rimorsi di coscienza a tenermi sveglia. Ecco qua. Grazie. Quali rimorsi? Non riesco a entrare in contatto con Alexander. Non credo che sia un'impresa facile. Ti assicuro che ci ho provato, però è chiaro che non ne sono capace. Qualsiasi idea mi venga in mente non funziona. Ai miei stimoli lui non risponde, invece a te... Non arrenderti. Non immagini quanto sia doloroso vedere che quando è con te reagisce, mentre con me no.
Gli ho fatto ascoltare quella tua canzone. E... il dottor Lovenstein ritiene che sia tornato a respirare grazie a quella musica. Sarà solo stato un caso. Vorrei tanto poterlo credere. Ormai è un dato di fatto. Tu hai su di lui un effetto benefico e di sicuro hai più pazienza di me. Andiamo, non demoralizzarti. Devi anche occuparti dell'albergo. Già, forse è solo stanchezza. Ho preso una decisione importante. Ecco, io volevo domandarti se ti va di prenderti più cura di Alexander. Sì, certo. Mi ero già offerta tempo fa. Molto volentieri. Lo faccio solo per il suo bene. Charlotte è già informata. Ovviamente dovrai ridurre le ore di lavoro in albergo per poter passare più tempo con lui. Sempre che tu sia d'accordo. Per me non ci sono problemi. In fondo sono sua sorella. Sono di nuovo qua. Sei sorpreso, eh? D'ora in poi verrò a trovarti più spesso. E sono così felice. Ci pensi, potremmo parlarci ogni giorno. Allora, che novità ci sono? Tania e Marie vogliono frequentare un corso di inglese commerciale. È da non crederci. Chi se lo sarebbe aspettato? Comunque sia, quando riprenderai il tuo lavoro in hotel, avrai a disposizione due dipendenti esperte e specializzate. A proposito, tutte e due ti portano i loro saluti. Buongiorno, dottore. Brava, complimenti. È chiaro che il paziente apprezza le sue visite. Già, se soltanto sapessi come aiutarlo. Continui a parlargli, è importante. Lo pensa davvero? Lo scopo ora è di spingerlo a uscire da questo isolamento. Sono sicuro che se riuscirà a fargli percepire il suo affetto, i suoi sforzi saranno ricompensati. Grazie. Hai sentito quello che ha detto il medico? Devi concentrarti solo sulle cose belle. Così ti sveglierai presto. Il giorno più bello della mia vita è stato quando noi due ci siamo incontrati. A Monaco. Veramente è stato più uno scontro, ricordi? Poi abbiamo fatto una lunga passeggiata nel parco. Mi sembrava di essere in paradiso. Ci conoscevamo appena da qualche ora, eppure era come se ci conoscessimo da sempre. È pazzesco. A pensarci mi sembra un sogno. Ma non è un sogno. È successo veramente. Il destino ci ha fatti incontrare. Poi ci siamo baciati. Laura.